Va bene, allora buongiorno a tutti e grazie Marco Brusa per questo invito. Si sente bene? Okay. Per questo invito che ho accettato molto volentieri. È vero che ormai sono un vecchietto in pensione, però quando mi invitano insomma, a questi seminari, eccetera, lo faccio sempre molto volentieri. Anche perché si tratta di un argomento che mi sta molto a cuore. Come vedete, abbiamo dato come titolo a questo mio intervento tolleranza, che riprende evidentemente il tema centrale di questo nostro incontro, e poi però ho aggiunto un binomio, coesistenza e convivenza. E io parlerò di tolleranza. Ci sarà, come dire, solo più un accenno, ecco, alla tolleranza. Quello che vi voglio proporre è di prendere in considerazione questo binomio di coesistenza e convivenza. Non siamo quel granché abituati a usare questo binomio, nel senso che molto spesso noi usiamo coesistenza e convivenza come se fossero sinonimi, e in effetti nel linguaggio comune spesso ci comportiamo così. Ecco. Allora, io un po' di tempo fa, lavorando appunto su queste problematiche, eccetera, ero arrivato all'idea che forse, coesistenza e convivenza potrebbero essere considerati come due concetti certamente vicini, ma separabili, semanticamente divaricabili. Ripeto, rimangono pur sempre vicini, però, e fra l'altro l'italiano, a differenza per esempio del francese, a differenza dell'inglese, si presta a questo. Noi abbiamo esattamente questi due termini, coesistenza e convivenza. Anche lo spagnolo ha questa caratteristica, e infatti vedete, io qui vi ho messo quelli che almeno a mia coscienza mi hanno preceduto, diciamo così, nell'uso di questo binomio. Un antropologo e sociologo spagnolo, che è Carlos Jiménez Romero, che si interessa soprattutto appunto di accoglienza di immigrati, eccetera, uno dei suoi argomenti, guarda caso, e che appunto propone di distinguere appunto coesistenza e convivenza. In Italia Gustavo Zagrebelsky, che credo molti di voi conosceranno come fama, eccetera, il quale in un suo libro intervista, La virtù del dubbio, propone anche lui appunto questa distinzione fra coesistenza e convivenza. Fra l'altro Zagrebelsky dà un 448, diciamo così, una definizione che possiamo accogliere subito anche noi, cioè coesistenza e convivenza in comune hanno questo, cioè che noi possiamo immaginare un qualsiasi spazio, grande o piccolo, può essere un quartiere, una città, una casa, eccetera, ecco, e le persone possono o coesistere o convivere. Coesistere vuol dire, ecco, questo è il punto, lo apprendiamo fin da subito, coesistere è fondato sull'idea di separazione. Convivere è invece fondato sull'idea di relazione, di interazione. Ecco, laddove prevale la separazione, detto volgarmente, ognuno se ne sta nei suoi stacci, va bene? Cerchiamo di non interferire, cerchiamo di non, ecco, di non disturbarci a vicenda, ecco, così, tanto per dire le cose un po' velocemente, ecco, si ispira a un'idea di coesistenza. Convivenza è invece interazione, è scambio, è coinvolgimento. Forme ci sono evidentemente, ecco, tenere presente questa, ecco,
Io è la prima volta che ho utilizzato, appunto, questo binomio, è stato in questo saggio che trovate, citato qui e poi anche altrove, ma questo è il primo. Quello che voglio dirvi è che in realtà, se noi diamo uno sguardo, al mondo in cui viviamo, alla natura, eccetera, in realtà noi in natura troviamo, noi vediamo, come dire, sia fenomeni di coesistenza e sia fenomeni di convivenza, no? Tutte le cose o coesistono o convivono. Se noi prendiamo il mondo inorganico, prevale nettissimamente la coesistenza, questi oggetti uno accanto all'altro coesistono, ecco, non diciamo che convivono. Questo orologio con questa penna non convive, ecco, coabitano in uno spazio che è il tavolo, e così via. Nel mondo organico, nel mondo della vita, è che noi troviamo invece molto spesso i fenomeni appunto invece della convivenza, sotto una infinità di forme. Un accenno soltanto, che è importante, lasciamolo pure sullo sfondo questo accenno, ma ci tengo che nell'organizzazione della vostra ricezione, ecco, di questo discorso, questo punto venga sottolineato, venga fatto vostro. In biologia, voi sapete, ovviamente non si parla di convivenza, si parla di simbiosi. Da un punto di vista semantico è esattamente la stessa cosa, no? Convivenza è tratto dal latino, diciamo così, simbiosi è tratto dal greco, ma vuol dire esattamente la stessa cosa. I biologi usano il concetto di simbiosi in molte maniere. Tenete presente che simbiosi nasce in biologia verso la fine dell'Ottocento e poi col passare dei decenni, nel Novecento, insomma, gli studi, no, relativi alle simbiosi, alle forme di simbiosi, sono ovviamente aumentati, no? Ma a lungo la simbiosi è sempre stata considerata, come dire, come fenomeni marginali. Certo, ci sono le simbiosi, va bene, ci sono anche le simbiosi, ecco. Gli organismi possono anche avere dei rapporti simbiotici con altre specie, eccetera, eccetera. Da un po' di tempo a questa parte, ecco, qui vi voglio mettere sull'avviso, da un po' di tempo a questa parte, specialmente per impulso di una biologa americana, Lynn Margulis, che era una specialista di microbiologia, e lei aveva messo in luce come la simbiosi non fosse un fatto soltanto esterno agli organismi, tra gli organismi, capite? Ma, cosa molto più inquietante, molto più significativo, molto più interessante, sono le endosimbiosi, cioè le simbiosi dentro gli organismi. Potete immaginare, come dire, che so, nel nostro stomaco, nel nostro organismo, no? In una cavità, in una qualche cavità, si trovano batteri, ecco, questo, no? L'endosimbiosi. Ma gli studi ulteriori hanno messo in luce un grado di intimità ancora maggiore, cioè simbiosi intracellulari, cioè dentro le stesse cellule. Si verificano appunto, cose interessantissime, si verificano appunto delle endosimbiosi intracellulari. E voi capite che di qui vengono fuori delle cose molto, molto interessanti.
tra cui accenno soltanto, non è uno dei miei argomenti, ma non è in questa mattina, accenno soltanto una delle conseguenze degli sviluppi di questi studi in biologia è la messa in crisi del concetto di individuo. Cioè individuo, noi siamo abituati a pensare individuo, cosa vuol dire? Non scomponibile, non divisibile. E in realtà gli organismi non sono individui, non sono individui, sono dei individui. Io mi spingo, fra l'altro in perfetto parallelo con i biologi, mi spingo a dire sono dei condividui. Ecco, gli individui in realtà sono dei condividui. E se questo vale per la biologia, suppongo che possa valere anche, in realtà noi siamo esseri viventi, quindi da questo punto di vista rientriamo perfettamente nella biologia, ma in più anche le componenti psicologiche, sociali, eccetera, dell'essere umano, anche queste possono essere concepiti sotto questa prospettiva del condividuo. Ma non voglio, non prendo questa strada questa mattina. Ecco, allora tutto questo però per dire come il concetto di simbiosi, vedi convivenza, ha avuto degli sviluppi in biologia su cui è bene che noi ci soffermiamo un istante. Società umane. Ecco, nelle società umane coesistenza e convivenza, ecco, noi potremmo dire che sono due dimensioni compresenti. Ci sono sempre. Ogni, adesso io qui vado ad una velocità pazzesca naturalmente, ma spero ecco, di essere capito. Dunque, ogni società umana in fondo è organizzata in base a un certo senso di ordine. Una società umana deve essere un po' ordinata, dico bene? E per costruire ordine le società umane cosa fanno? Costruiscono delle categorie. Il lavoro di categorizzazione, il lavoro di classificazione, parentesi, gli antropologi da lungo erano partiti con questa mania, no? Di sistemi di classificazione nelle società umane, eccetera, eccetera. Ecco, il classificare, l'ordinare, eccetera, certamente crea delle situazioni di coesistenza esterna tra le categorie, individui della categoria A e individui della categoria B, come dire, spesso vanno a finire in una situazione di coesistenza, no? Il criterio è la separazione. Pensate per esempio alle caste in India, nell'India classica, direi dove lì la separazione è molto forte, ecco, questo è un esempio appunto di una società però non può essere solo ordinata, non può essere solo di ordine classificatorio, ci mancherebbe. Una società conosce anche fenomeni di interazione, anche di interazione tra individui che appartengono a caste diverse, categorie diverse, classi diverse e così via. Quindi la convivenza spunta sempre, ecco, è questo che voglio dire. Poi ci sono società, come dire, più coesistenti, se così vogliamo dire, tra virgolette, e società meno coesistenti, società più conviventi, società meno conviventi. Prendiamo una società fortemente individualistica, è una società che tende verso il polo della coesistenza, no? Ci si immagina gli individui come atomi separati gli uni dagli altri, quando in sociologia si parla di atomizzazione, è in fondo un dire
sono società quelle in cui prevale la dimensione coesistenza rispetto alla dimensione convivenza. Quello che voglio dirvi ancora è che facciamo un passo ulteriore. Finora abbiamo considerato le società come, come dire, da un punto di vista quasi oggettivo. Adesso vorrei considerare le società dal punto di vista del modo con cui i soggetti di questa stessa società rappresentano la loro società. Ecco, è un passo successivo. Noi viviamo in una determinata società, in parte coesistiamo, in parte conviviamo, e questo è un piano. C'è un altro piano, è il piano della rappresentazione. Com'è che noi rappresentiamo la nostra società o anche le altre società, i rapporti tra le società, eccetera, eccetera? Ecco, quello che io voglio proporvi è questo: il famoso concetto di identità, contro cui, come vedete, io quello che ho messo qui, la mia mini bibliografia essenziale, questi miei due volumi contro l'identità, il primo contro l'identità del 96 e il secondo l'ossessione identitaria del 2010. Io metto le carte in tavola, per chi eventualmente non conoscesse già subito la mia posizione sulla identità. Ecco, per essere esplicito fino in fondo, io considero l'identità come una rappresentazione inadeguata della vita sociale, una rappresentazione dotata di forte incongruenza. Le rappresentazioni possono essere congruenti, possono essere incongruenti. Ecco, io penso che sia una rappresentazione molto poco congruente. E tuttavia l'identità è certamente una rappresentazione estremamente diffusa, a tal punto da non riuscire a farne a meno. È molto difficile, no? Io ricordo quando facevo lezione su questi temi, poi facevo qualche esperimento con gli studenti, dico, ma vediamo. Gli studenti trovavano difficile dire sì, va bene, non uso questa rappresentazione, ma allora, ecco, cos'è che si può usare al posto di identità? Beh, per quale motivo l'identità sia divenuta quello che diversi autori, tra cui il sottoscritto, chiamano il mito del nostro tempo? Questo ci porterebbe in altri argomenti, non mi consiglierebbe di stare dentro ai tempi prescritti. Prendiamo atto che effettivamente l'identità è un po' il mito del nostro tempo, no? Di questi tempi ci si pone la domanda, almeno alcuni si pongono la domanda, ma l'identità è di destra o di sinistra? Certamente, per essere molto veloci, certamente l'identità si presta moltissimo ad un discorso di destra, viene proprio pulito. Coloro che dicono, che c'è anche stato qualcuno in un suo libro l'anno scorso che ha detto ma no, l'identità è un concetto di sinistra, eccetera, eccetera, io ho i miei forti dubbi, ma passiamo. Qui ho scelto un autore, Samuel Huntington, come vedete è morto alcuni anni fa, perché Huntington, autore, politologo, che certamente, io non condivido, ecco, mi sento di non identificarmi, ecco, nei suoi lavori. È il famoso autore dello scontro delle civiltà, no?
Perché lo voglio citare? Perché Huntington ha un pregio che molti non hanno. Ecco, il pregio, avendo lui un pensiero identitario, esponendo lui un pensiero identitario, lo espone in maniera molto, molto chiara. Ecco, almeno la chiarezza. E lui dice, intanto l'identità cos'è? L'identità è la risposta alla domanda chi siamo? Un qualsiasi gruppo, lui ha in mente specialmente gli stati-nazione o le civiltà, no? Questi sono poi due livelli presi in considerazione da Huntington, va bene, ma un qualsiasi gruppo, un qualsiasi noi si pone la domanda chi siamo? Bene, secondo Huntington la risposta è l'identità. Ciò che tu rispondi a quella domanda, chi siamo, ecco, quella è l'identità di quel gruppo. Secondo me non stanno così le cose, nel senso che chi siamo, alla domanda chi siamo possiamo dare altre risposte, altri tipi di risposte, ma pazienza, andiamo avanti. E secondo Huntington qui ha perfettamente ragione, e cioè la risposta di tipo identitario significa dire qual è la sostanza, l'essenza permanente di un noi. Noi chi siamo? Se dai una risposta di tipo identitario, tiri fuori o immagini di tirare fuori appunto che cosa? Una sostanza permanente. Io poi aggiungerei parentesi, questa sostanza poi può essere di tipo biologico, le teorie razziali, che ti danno risposte di chi siamo, siamo una razza fatta in un certo qual modo, eccetera, eccetera, o di tipo, la sostanza può essere di tipo biologico o di tipo culturale, storico, o l'una cosa e l'altra insieme. E poi Huntington dice una cosa, questa frase che ho messo qui in fondo, guardate qui come è chiaro Huntington, sappiamo chi siamo solo quando sappiamo chi non siamo, e spesso solo quando sappiamo contro chi siamo. Ovvero Huntington ha chiarissimo in mente qual è, cosa significa la logica identitaria. Cioè, se tu entri in una logica identitaria, tu entri in uno schema per cui A è certamente un non A. A è diverso da non A. A è il noi, un qualsiasi noi, piccolo, grande, medio, non importa, un noi che ha una sua sostanza. Rivendichiamo la sostanza e rivendichiamo l'identità di questo noi. Questo significa automaticamente creare una alterità. Siamo noi con il nostro, con la nostra concezione identitaria, che creiamo una alterità. Tutti gli altri sono non noi, non sono noi. Come vedete che prevale quel non, prevale la negazione. Negazione di che cosa? E adesso io qui vi voglio dire la mia proposta positiva, cioè fatta in termini positivi, e poi valgo o non valgo, questo saranno gli altri a giudicare. La mia proposta, infatti, in termini positivi è la seguente. Uno, credo di poter dire che l'identità non è l'unico modo di rappresentare le società. Può essere i mani o la vita, eccetera. È una possibilità. Il fatto che sia così diffusa e estesa non toglie il fatto che appunto è
un modo di rappresentare, secondo me un modo assai pericoloso. Huntington l'aveva messo in luce, lo scontro delle civiltà. Beh, non aveva torto. Qual è l'altro modo? Qual è l'altro modo? Ecco, io lo chiamerei somiglianza. Somiglianza, termine lasciato nel linguaggio più trito, nel linguaggio più quotidiano, nel linguaggio meno aulico possibile. Identità invece è termine pulito, concettualmente, no, filosoficamente ha un allure, no, come si può dire, è identità. Somiglianza, sono cose volgarucce, no? Non le cose che si somigliano. Allora, per darvi un fondamento, un incipit, come dire, uno stimolo a vedere la somiglianza come qualcosa di estremamente importante, ho voluto citarvi questa frase che Platone attribuisce a Protagora. Adesso lasciamo stare, prendiamola per buona, diciamo che Protagora avrebbe affermato questo. Sì, il quinto secolo anche questo in un dialogo con Socrate, no? Allora, ogni cosa, ecco qui vedete un po' che ogni cosa, per un verso o per un altro, per un aspetto o per un altro, è simile a qualsiasi altra cosa. Guardate che è di un coraggio teorico spaventoso. Ogni cosa, per un verso o per un altro, è simile a qualsiasi altra cosa. Questo pezzettino di cartone, per un verso o per un altro, è simile, che so, questo computer è simile a questa persona che sono io. Beh, c'è scritto il mio nome, va bene. Per un verso o per un altro, ogni cosa è simile a qualsiasi altra cosa. Prosegue. È possibile infatti che il bianco in qualche modo somigli al nero, il duro al molle, e così le cose che sembrano completamente opposte tra loro. Persino i contrari, il bianco e il nero, ma come? Qualche tempo fa, parentesi, qualche tempo fa ho fatto un seminario dove ho messo insieme questo Protagora, queste affermazioni di Protagora, con Primo Levi, la zona grigia di Primo Levi. È lo stesso modo di ragionare. Primo Levi, le vittime da una parte, i persecutori dall'altra. Primo Levi non adotta un pensiero dicotomico, bianco da una parte e nero dall'altra. Il grande, grandissimo interesse antropologico, e non solo antropologico, di Primo Levi è proprio questo: avere colto le sfumature, i gradi, diciamo così, che da un estremo vanno ad un altro. La cosiddetta zona grigia, che è sommersa ai salvati. Già presente in sé questo nome, ma poi nel sommerso e i salvati, il suo ultimo libro, come sapete, diventa proprio tema assolutamente fondamentale, centrale. Protagora direbbe: il nero e il bianco un po' si somigliano, per un verso o per un altro vedrai che qualcosa c'è. Ecco, rendersi conto, ecco, capite che questo è un altro modo di rappresentare le cose. Vuol dire che quando ritorniamo a noi, noi chi siamo?
Huntington diceva, bene, la risposta che daremo al noi chi siamo è la risposta, una risposta identitaria. Noi siamo, due punti, questo modo invece, questo secondo modo di rappresentare le cose, parte sì, perché è legittima la domanda chi siamo, ma anziché creare la barriera noi rispetto agli altri, identità, la barriera noi rispetto agli altri, questo modo di rappresentare le cose, cioè attraverso le somiglianze, noi chi siamo vuol dire che siamo simili a questi altri gruppi, a quest'altro, quelli, eccetera. Simili non vuol dire che non ci sono le differenze, vuol dire che ci sono le differenze, capite? Ma queste differenze non si trasformano in alterità insuperabili, ecco, questo è tutto. Un antropologo, Simon Harrison, che ha studiato popolazioni della Papua Nuova Guinea, e proprio dal punto di vista delle somiglianze, lui aveva tirato fuori un'espressione che io gli rubo e la uso anch'io, o la prendo in prestito, cioè politica delle somiglianze. Lui metteva in luce che gruppi lì ce n'erano, gruppi di noi ostili tra di loro, sviluppavano una vera e propria politica delle somiglianze con i nostri, non solo vicini, con i nostri nemici, la somiglianza con i nostri nemici, in modo tale che i nemici non siano solo nemici, non siano solo altri, pronti a essere sterminati. No, c'è tutta una rete di somiglianze. Se, ecco, ovviamente non ho tempo per approfondire questo tema della somiglianza, però quello che io voglio dirvi a questo punto è questo. Proviamo adesso a vedere di applicare queste due rappresentazioni, la rappresentazione dell'identità e la rappresentazione della somiglianza, pensando a noi e loro. Questo loro, beh, di questi tempi direi che gli esempi sorgono così. Allora, l'identità. L'identità può avere, secondo me, andando molto veloce, due applicazioni, due modalità di applicazione, a seconda che all'identità noi aggiungiamo, eccola qua la parola che a voi interessa, no? A seconda che aggiungiamo la tolleranza o la togliamo, ovvero identità più tolleranza. Identità più tolleranza cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei noi e ci sono degli altri. La rappresentazione dell'identità crea l'alterità, crea. Gli altri sono altri. Perché? Perché hanno un'altra sostanza. Non hanno la nostra identità per definizione, se no sarebbero simili. Allora, una rappresentazione che inglobi la tolleranza, come si comporta? E a che cosa può dar luogo? Ecco, può dar luogo alla coesistenza. Coesistenza. Dove, vi ricordo, coesistenza vuol dire soprattutto separazione. Voi lì e noi qua. Non ci diamo troppo fastidio. Noi e gli altri. Tolleranza. Tolleranza sendo più, ovviamente, e ci mancherebbe. Certo che è una gran bella cosa.
Qui vi ho indicato tutta una serie di passi che vanno verso il meglio in un certo senso, cioè che migliorano il rapporto con gli altri in questo quadro di coesistenza. Si può partire dall'indifferenza, nel senso che vabbè, insomma, sono arrivati questo gruppetto di nigeriani, li mettiamo lì, ma a noi non importano, non importano, siamo indifferenti, bene, però siamo tolleranti, per cui fanno una cucina i cui odori si spandono nel vicinato, però dai, siamo tolleranti, è vero? Indifferenza. Un passo successivo è accettazione. Cioè li accetti, come dire, nel senso che anziché essere indifferenti, vengono in qualche modo, fanno parte del quadro, ecco, ci sono anche loro, ben inteso, siamo sempre, c'è sempre una linea di demarcazione, per carità, però ci sono anche loro nel quadro. Delimitazione, ecco, delimitazione qui può essere anche un fatto positivo, nel senso di garantire, creando dei confini, può anche essere positivo, nel senso che quel confine può essere protettivo in un certo senso, no? Protettivo della loro esistenza. Possiamo anche concedere, come dire, un certo grado di autonomia a questi gruppi, che rimangono pur sempre altri. Si può giungere fino al rispetto. Certo, noi in fondo li rispettiamo. Non solo li tolleriamo, ma la nostra tolleranza è così nobile, sublime, che può arrivare fino al rispetto. Rispettiamo le loro usanze, rispettiamo che io qui in fondo vi ho messo un tarlo. Goethe che diceva, si grattava la testa e diceva: ma tollerare è un po' come insultare. È un tarlo, cioè la tolleranza ha un limite intrinseco, che è il fatto che tollerare vuol dire sopportare e, come dire, prova a metterti dal punto di vista di chi è tollerato, di chi è sopportato, e già subito uno vede, come dire, che questo rapporto, intendiamoci, questo non mette in discussione l'enorme importanza che il principio della tolleranza ha avuto nella storia del pensiero europeo, non lo mette in discussione, ma ci fa intravedere un limite. La tolleranza poi c'è un altro aspetto, che la tolleranza è spesso a termine. Fino a quando ci sentiamo di tollerare fenomeni, cause di vario genere, crisi economiche, cambiamenti di clima, non intendo il clima politico, intendo dire, eccetera, eccetera. La tolleranza è a rischio. Per cui se il nostro pensiero identitario a un certo momento non ha più la stampella della tolleranza, se la tolleranza viene meno, se a un certo momento qualcuno ci autorizza anche a dire: ma sì, beh, adesso basta essere tolleranti, ogni riferimento è proprio voluto. Ecco, vi ricordate, siamo partiti dall'indifferenza nello schema precedente, no? E siamo andati però verso livelli
Ecco, adesso c'è lo scivolamento, ecco, lo slittamento, pensate tutti voi come dei gradini su cui si può scivolare, dall'indifferenza al disprezzo. Non ci sono più gli indifferenti, noi li disprezziamo proprio, quei loro costumi ci danno, suscitano in noi un atteggiamento di disprezzo. Non è più delimitazione, è segregazione. E pensate, a questo punto scivolare ancora verso che cosa? Respingimento è termine ben noto nella politica italiana, è termine ufficiale della politica italiana, attenzione, già da diverso tempo, da diversi decenni, respingimento, non vi vogliamo proprio, vi vogliamo far fuori, vuole dire due cose, far fuori nel senso fuori dal nostro spazio, vi vogliamo fuori dal nostro spazio. Respingimento, pulizia etnica, no? nella ex Jugoslavia, quanti esempi formidabili di questo genere, no? Avevamo visto, eccetera. Respingimento, pensate ai nazisti che all'inizio non pensavano di far fuori nel senso di ammazzare, ma pensavano di far fuori nel senso di respingere gli ebrei. Pensavano di mettersi d'accordo con Francia, Inghilterra, eccetera, e tutti insieme prendere tutti gli ebrei dell'Europa, caricarli su delle navi e portarli in Madagascar, il più lontano possibile, e se ne stiano lì. Ovviamente la cosa non è andata in porto, come si usa dire, eccetera. Ecco, e il gradino successivo è un altro far fuori, e far fuori nel senso di annientare. E sono gradini, scivoloni. Un'età del ferro. Un'età del ferro. E allora, come dire, mi viene venuto in mente di portare un testimone, testimone dell'età del ferro, Esiodo, ottavo secolo, settimo secolo avanti Cristo. E lui diceva nelle opere dei giorni, diceva: io non vorrei entrare in questa età del ferro, vorrei essere nato prima o nascere dopo. L'età del ferro è dove vengono meno, guarda caso, dove vengono meno le somiglianze, dove la rappresentazione delle somiglianze viene meno. E vi ho portato questa citazione: nell'età del ferro il padre non sarà simile, o boios, né non sarà simile al figlio, né i figli saranno simili al padre, né lo guardate qui lo straniero ospite, in Esiodo è xenos. Voi sapete che xenos in greco vuol dire entrambe le cose, straniero e ospite. E quindi io giù ho messo insieme: né lo straniero ospite sarà simile allo straniero ospite nell'età del ferro, né il compagno al compagno, né il fratello sarà caro così come prima lo era. Sentite tutti questi tagli, questi rapporti di somiglianza che vengono tagliati nell'età del ferro, dalle spade, dalle armi da taglio dell'età del ferro. Diremmo, ecco qua, l'identità taglia le somiglianze, sciagurati questi uomini, il diritto per loro sarà nella forza ed essi si distruggeranno a vicenda le città. Ho voluto aggiungere Levitico perché quest'idea dello straniero
ospite è molto diffusa nell'antichità, e come vedete in diverse parti dell'antichità, e che, se posso fare un modestissimo, da parte mia, modestissimo omaggio, si trova in molti contesti dell'Italia meridionale, no? Questa idea dell'ospitalità. Allora, Levitico: lo straniero tra voi deve essere per voi uguale a un vostro indigeno, uguale a come uno che è nato qua. Ecco, se noi invece, se potessimo non entrare nell'età del ferro, se riuscissimo a scalzare la rappresentazione dell'identità e provassimo ad attivare una rappresentazione in termini di somiglianza, come voleva Esiodo, insomma, no? E che cosa può venire fuori? Ecco, la somiglianza è a fondamento della convivenza. Per avere rapporti di convivenza, bisogna partire dalla somiglianza. Tra l'altro, tenete presente una cosa: da un punto di vista rigorosamente concettuale, somiglianza e convivenza cosa hanno in comune? Hanno in comune l'idea della condivisione. Due cose si somigliano nella misura in cui condividono certi tratti comuni. Possono condividere tanto, condividere poco, possiamo far sì che la condivisione aumenti o diminuisca, ma c'è pur sempre condivisione. La somiglianza è un condividere, e la convivenza che cos'è? Se non appunto un condividere. Qui ho messo, come dire, tutta una serie di tappe possibili, no? Intanto ci deve essere non indifferenza ma interesse per gli altri. Questo interesse che si traduce in una qualche relazione. Quindi un passaggio di confini, ci sono sempre i confini, non illudiamoci che, anzi, per fortuna che ci sono i confini, mettono un po' di ordine. E poi, come gli antropologi hanno capito dopo la lezione di Frederick Barth, no? I confini spesso sono fatti per essere attraversati. Potremmo portare un mucchio di esempi etnologici, qui si vede molto bene questo, cioè che il confine non è qualcosa che impedisce, no, ma è ciò che ti dice, ecco, l'attraversamento lo fai lì avviene l'attraversamento. Quindi la relazione è sempre andare oltre un confine. Coinvolgimento. La relazione può essere superficiale, che so, il commercio muto, di cui i vecchi etnologi studiavano esempi in alcune parti del mondo, dove, come dire, io porto questo mio bene e lo lascio qui, e il giorno dopo il professor Brusa passa, se lo prende e mi lascia un bene più o meno equivalente. Possibilmente equivalente, se no, vedi un po', ecco, commercio mutuo, ecco, lì il coinvolgimento è esilissimo, è una relazione, ecco, coinvolgimento vuol dire che è una relazione, magari una relazione commerciale, coinvolge altri aspetti. Se noi prendiamo, ovviamente, specialmente i pigmei, i bambuti della foresta dei Rituri,
io ho lavorato anche in parte con loro, ma soprattutto nelle popolazioni immediatamente a sud di questa zona, popolazioni che erano in contatto con i pigmei, i bambuti. Le relazioni anche di tipo commerciale, no? Noi Bantu portiamo ai pigmei prodotti dei nostri orti, o prodotti anche del nostro artigianato, quindi prodotti in ferro, eccetera. I pigmei ci danno la selvaggina, quindi proteine animali, molto pregiate. Ecco, commercio, un commercio, ok? Molto spesso, questo commercio non si limitava a essere una relazione appunto commerciale, ma coinvolgeva le famiglie dei due partner, per cui al bisogno, come dire, la famiglia del mio amico Mbuti veniva in soccorso della mia famiglia e viceversa. Ecco, vedete il coinvolgimento, no? Coinvolgimento. Dipendenza reciproca, a un certo momento il coinvolgimento può persino tradursi in una dipendenza, bisogno, noi abbiamo bisogno di questo gruppo. Ecco. Ultimo punto, progettazione comune. La convivenza diventa significativa soprattutto quando due gruppi, due, tre gruppi, quattro gruppi, non lo so, progettano, vedono il futuro, organizzano il futuro insieme. Non ho tempo, ma ci sono degli esempi in Africa, formidabili, nell'Africa ovviamente tradizionale, di c'è un caso in particolare, quello studiato da Nader, dove ci sono ben quattro gruppi nella Nigeria settentrionale, nella Nigeria, come dire, precoloniale, ben quattro gruppi che da secoli avevano dato luogo ad una convivenza che Nader chiamava simbiosi. Ognuno di questi gruppi specializzato in qualcosa. Voi eravate i fabbri, noi gli agricoltori, gli altri i pastori, eccetera, eccetera. Voi specialisti dei rituali della pioggia, noi specialisti dei rituali funebri, ognuno metteva le proprie competenze. Giustamente Nader diceva, e qui non è fusione, qui non si tratta di fondere. La fusione annullerebbe poi tutte le differenze, diventiamo una sola cosa. No, qui la convivenza, lui parlava proprio di simbiosi, qui simbiosi vuol dire sfruttare le differenze. Le differenze ci sono, vanno alimentate, diventano delle risorse. Progettazione comune vuol dire appunto anche progettare insieme un futuro, guardare insieme a un futuro. Sto avviandomi davvero alla conclusione. Convivenza esige un sapere. Ho voluto citarvi una frase molto bella di Michel de l'Hôpital. Michel de l'Hôpital era consigliere, cancelliere dei sovrani di Francia. Vedete le date di nascita e di morte. Lui vive proprio nel periodo delle guerre di religione. Guerre di religione in Francia. E vedete cosa scriveva ai sovrani di Francia. Ciò che importa non è sapere quale sia la vera religione, ma sapere come gli uomini possono vivere insieme. Io trovo questa frase bellissima, perché lui dice, attenzione, non ti devi mettere lì e dire, ma dunque, questa religione è fatta così, poi le confronto e dico, ma questa sarà la più... lascia perdere. Non è questo il punto. Che cosa invece dobbiamo sapere? Ecco, io tradurrei in questo modo. Dobbiamo arrivare a sviluppare un sapere relativo alle condizioni di possibilità della convivenza.
quali sono le condizioni che rendono possibile la coerenza? Una rappresentazione identitaria rende la convivenza impossibile. Questa è la mia tesi. Rende la convivenza impossibile. Bisogna conoscere, come dire, quali sono i presupposti della convivenza. Come vi ho detto, la somiglianza. Tra questi anche la politica delle somiglianze. Le somiglianze vanno amministrate, governate, sono oggetto di politica, sono oggetto di scelte. Le somiglianze non sono così. Quali somiglianze ci interessa mettere in luce, per esempio? Quali differenze magari mettiamo da parte? Poi, per carità, non nascondiamoci di fronte alle difficoltà. Ci possono essere delle incompatibilità tra gruppi che vogliono convivere. Se io vi dicessi infibulazione, la consideriamo compatibile o incompatibile? No? Gli antropologi sono in difficoltà, ma lasciamoli stare, poveri antropologi, lasciamoli stare. Ecco, ma certamente vi ho portato un caso abbastanza estremo proprio per dire, ecco, certo che ci sono le incompatibilità. Sono convinto che certe incompatibilità sono più di facciata che non reali, quindi valle a discutere, cerca di capire. La stessa infibulazione, io ce l'ho un po' con coloro che partono subito lancia in resta con le condanne, cose barbariche, eccetera. Calma, cerca di capire cosa vuol dire per milioni e milioni di persone, cosa vuol dire? Romero diceva: la convivenza è un'arte che occorre apprendere. Certo, è un'arte. Io uso spesso il termine tecniche di convivenza, tecniche nel senso proprio originario, no? Le tecnai in greco, è vero? Ciò che fa nascere qualcosa che prima non c'era. Vi ho voluto citare anche questo libro di Andrea Riccardi, come sapete è il fondatore della comunità di Sant'Egidio, che qualche anno fa ha scritto un libretto intitolato Convivere, ho visto che è tradotto anche in inglese, e dove si parla appunto anche lì di arte, di cultura della convivenza. Finisco. Basta. Ecco, un esempio, vale quello che vale, Riace, non è forse un qualcosa su cui pensare, no? Non è un piccolo, nel senso che ha dimensioni piccole geografiche, però rilevante. Non va forse nella direzione appunto della convivenza più che non della coesistenza? Poi proprio in questi giorni sulla stampa ho trovato un riassunto della relazione di Luciano Canfora, lo direte che farà o ha già fatto al Festival Veramente di Sarzana, qui in modo molto veloce, perché l'era della grande migrazione non si risolve in una catastrofe, occorre, qui cito una sua frase, occorre la creazione di una unione euro-africana come incremento di intelligenza, energie, intraprendenza economica, rilancio demografico, eccetera. Ecco, cioè facile da dire, estremamente difficile da realizzare, però quantomeno abbiamo una visione per il futuro, quantomeno questa è una visione di convivenza, perché l'alternativa lo sappiamo che è la catastrofe. Io finisco aggiungendo una cosa, una cosa talmente importante che avrei potuto girare tutto il discorso
e farlo su questo. Però lo lasciamo all'ultimo, però prima e insieme, convivenza con la natura. Questo è un punto fondamentalissimo. Se noi non capiamo questo, se noi non capiamo che dobbiamo smetterla di divorare le risorse naturali, la convivenza ce la sogniamo. È impossibile che gli esseri umani possano convivere se gli esseri umani devono combattere duramente tra loro per accaparrarsi le risorse naturali. Credo che questo sia assolutamente fondamentale. Grazie.